Arte e musica, ma anche mercatini, vari e sport. Dopo il grande successo della Notte Bianca, saranno soprattutto la cultura e lo shopping a tenere viva l'atmosfera del capoluogo in occasione del settembre lucchese. Fino a domenica, lungo le mura urbane, si terrà il workshop internazionale Around the World, disegni e design a Lucca. Mentre fino al 9 si potrà assistere ai concerti degli allievi del Boccherini e della Scuola di Musica Sinfonia in occasione della 12ª edizione del Festival di Musica da Camera Città di Lucca. Workshop e musica quindi, ma come detto anche tanta pittura e fotografia, perché anche in questa settimana si potranno visitare le mostre di La Chapelle a Lucca Museum, pittori a Lucca, al tempo di Paolo Guinigi, Battista Di Gerio in San Quirico all'Ulivo, a Villa Guinigi, Colori ad Acqua, che aprirà i battenti il 31 di agosto, e poi a Palazzo Guinigi sarà possibile fare un tuffo nel mondo dell'Africa o della storia lucchese, ma anche del fumetto e del noir. Aspetto questo che proseguirà anche nelle sale del MUF. Il weekend sarà poi animato dallo sport, partiranno infatti i tornei calcistici come il torneo Paolo Galli, o il Città di Lucca o il Memorial Bartolomei, dallo shopping con il mercatino delle carabattole al Foro Boario e della danza con la serata mediterranea dedicata ai balli etnici che si terrà dalle 18 alle 24 all'Auditorium San Micheletto. Insomma, tanti eventi per iniziare a gustare il sapore di un settembre lucchese ricco di appuntamenti.